Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista. E questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone. Ti leggerò 3 pagine al giorno tratte dai 30 libri più belli che hanno cambiato la vita di migliaia di persone per aiutarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di Claudia Rainville e si intitola Metamedicina 2.0. Ogni sintomo è un messaggio. L'autrice di questo libro, Claudia Rainville, è una conferenziera e psicoterapeuta, oltre che fondatrice dell'approccio di metamedicina. Ma che cos'è la metamedicina? Come diceva Edward Bach, ciò che chiamiamo malattia è la fase terminale di un disturbo molto più profondo e perché un trattamento possa avere davvero successo, è evidente che non basterà curare la sola conseguenza senza risalire alla causa fondamentale che andrà eliminata. Con il termine metamedicina, formato dal prefisso greco meta, che significa al di là, e dal sostantivo medicina, si intende l'insieme dei mezzi messi in atto per prevenire, guarire e alleviare le malattie. Quindi la metamedicina va al di là della semplice cancellazione del dolore o della scomparsa dei sintomi, incentrandosi proprio sulla ricerca del fattore responsabile dei disturbi. Quindi in metamedicina il dolore, il malessere o l'affezione sono considerati segni precursori dell'incrinarsi dell'armonia di una parte dell'organismo e far scomparire questi segnali senza ricercare l'informazione di cui sono portatori sarebbe come disinserire l'allarme antifumo dopo che ha rilevato un focolaio di incendio. Ma andiamo subito a leggere qualche pagina di questo meraviglioso libro. Non possiamo parlare di metamedicina senza tenere conto della legge di responsabilità, già che essa costituisce la condizione di base per una vera guarigione. Quando studiavo microbiologia, interrogavo i miei professori per sapere da dove provenissero i microbi e mi rispondevano che questi agenti patogeni provenivano da contaminazioni. Accettavo la cosa, continuando però a chiedermi dove la prima persona avesse potuto contrarre il microbo. Mi adeguai, paga della massa di conoscenze che esploravo nel mondo affascinante dei microrganismi, ma i miei interrogativi erano comunque latenti. Quando cominciai a lavorare in ospedale, ricominciai a chiedermi perché il tale si riprendesse nuovamente infezioni urinarie. Ricordo in particolare un uomo anziano con la tubercolosi che praticamente non usciva mai di casa. I pochi visitatori che riceveva non avevano il bacillo di Koch a cui si attribuiva la sua malattia. Dove mai aveva potuto contrarre quell'infezione? Intuitivamente sapevo che gli esseri umani possiedono la capacità di sviluppare la malattia sia attirando l'agente infettivo mediante la frequenza vibratoria, sia destabilizzando le molecole delle proprie cellule, consentendo in tal modo lo sviluppo di una patologia. Ma quando mi azzardavo a proporre questa ipotesi, tutti mi deridevano. Il Mahatma Gandhi diceva: «L'errore non diventa verità solo perché si propaga e si moltiplica, e la verità non diventa errore solo perché nessuno la vede». Assumere la responsabilità di ciò che viviamo significa riconoscere e accettare che i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri atteggiamenti, proprio come le lezioni che bisogna imparare nella nostra evoluzione, abbiano dato luogo sia alle situazioni felici e infelici in cui ci siamo imbattuti, sia alle difficoltà o alle gioie che viviamo attualmente. Quando nei seminari e nelle conferenze tocco questo tasto, spesso la gente ribatte: «Sarei io che mi sono attirato un padre violento? Se un bambino nasce malato, non sarà mica colpa sua. Se mio marito ha perso il lavoro, è perché l'azienda in cui lavorava ha chiuso, non ha nulla a che vedere con lui. Come a dire che se ho mal di schiena sarebbe colpa mia. Non pensavo che uno potesse fabbricarsi una malattia. È davvero ingiusto. Mio figlio, che non ha fatto male a nessuno, sarà disabile tutta la vita, mentre ci sono dei criminali che stanno benissimo». Il mio secondo padre diceva: «C'è un'unica giustizia sulla terra ed è la morte».
Tutte queste riflessioni traducono un'incomprensione della legge fondamentale della responsabilità, molto spesso confusa con il senso di colpa. È questa confusione a renderla difficile da accettare agli occhi di molte persone che in qualche modo la leggono così. Se questa situazione, questa malattia me la sono creata io, allora sarebbe colpa mia se sto male. Ecco, questa chiave di lettura è sbagliata ed è per molti di noi dovuta al tipo di educazione religiosa in cui siamo cresciuti. La cultura giudaico-cristiana ci ha insegnato ad affidarci a un potere superiore, Dio, e che se agiamo secondo i suoi comandamenti e pratichiamo azioni meritorie, veniamo ricompensati in questa stessa vita o dopo la morte. Invece, se non obbediamo ai suoi comandamenti o a quelli della Chiesa, ci attende una punizione. Su questa base, la prima difficoltà in attesa è inspiegabile, automaticamente ci viene da pensare cosa ho fatto di male perché debba capitare questo proprio a me? Oppure cerchiamo un responsabile esterno, ci deve essere per forza un colpevole. Così, quando una situazione ci fa soffrire, abbiamo preso l'abitudine di colpevolizzarci. Quando dico che essere responsabile della situazione significa che mi riconosco come creatore di ciò che vivo, non intendo insinuare che ho creato deliberatamente una situazione sgradevole o gradevole, ma che bisogna accettare e riconoscere che i nostri pensieri, il nostro sentire, i nostri atteggiamenti o le lezioni che è necessario integrare nella nostra evoluzione hanno generato le situazioni felici o infelici che ora stiamo vivendo. La legge della responsabilità, di conseguenza, non ha nulla a che fare con il merito o la punizione, con la fortuna o la sfortuna, con la giustizia o l'ingiustizia, oppure con la colpa. Riguarda solo il concatenarsi delle cause e degli effetti. La simbologia del corpo può aiutarci a stabilire un collegamento, ad esempio, fra un incidente e ciò che provavamo prima che accadesse. Quindi, d'ora in poi, se ti capita un incidente, piccolo, grande che sia, chiediti se ti sentivi colpevole di qualcosa o se ti trovavi in una situazione che ti pareva senza via d'uscita, da cui forse questo incidente ti ha liberato. I sensi di colpa non si manifestano soltanto con gli incidenti, possono avvelenarci la vita, distruggerci la salute, le occasioni per avere successo e condurci a vivere perdite e fallimenti impedendoci di essere felici. La lettura di questo libro per me è stata veramente molto illuminante perché guarda la cura della salute a 360 gradi, quindi considerando non solamente il sintomo ma anche la causa. Diciamo che Claudia Rainville in questo testo intitolato Metamedicina 2.0, ogni sintomo è un messaggio, ci fornisce proprio la guarigione a portata di mano e i presupposti appunto della metamedicina, ossia la correlazione fra sintomo e causa profonda, sono oggi veramente confermati dal vissuto di tantissime persone. Quindi se siete fra coloro che magari si interrogano sul senso profondo della loro malattia, questo libro potrebbe sicuramente condurvi alle cause e dare il via ad un vero e proprio processo di autoguarigione, come è confermato tra l'altro anche da alcune delle vostre recensioni che vi vado subito a leggere. Alberto scrive: l'autrice chiarisce in modo semplice e dettagliato cosa sta dietro ad un sintomo. Non si tratta di sostituire la metamedicina con la medicina convenzionale, ma di integrarla. È un valido aiuto per chi vuole comprendere il perché di un determinato sintomo e la malattia può diventare un aiuto per conoscere parti inconsce di noi insondate fino a quel momento. E poi Graziella dice: questo testo è uno strumento utilissimo per la comprensione di noi stessi. Il sintomo è sempre un'informazione preziosa per capire cosa cambiare nella nostra vita per stare meglio. Propone una visione olistica della persona e delle sue problematiche. E nel salutarti voglio ricordarti che questo è il podcast di Macrolibrarsi, il negozio online etico più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bio shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire ogni giorno il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire i 30 libri del cambiamento scelti per te, il link è questo, macrogo.to/podcast. Noi ci sentiamo domani ancora una volta per scegliere la versione migliore di te.